Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Parma e Valencia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. E ora ascoltiamo l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Queste dunque le scelte degli allenatori. La gara. Il Parma torna nel suo stadio dopo l'utile pareggio ottenuto all'andata e oggi punterà sicuramente alla vittoria per garantirsi il passaggio ai quarti di finale. Lancio lungo del portiere. Kuzka cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Prova ad andare via con eleganza. Cross, ci prova. E ancora un grande momento di calcio. Un gol magnifico. Era al posto giusto, al momento giusto. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E con questo arriva a quota 5 in questo torneo. Parma è dunque in vantaggio e ora può legittimamente sperare di aggiudicarsi questa doppia sfida. Palla oltre la linea, gioco fermo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ecco un'occasione di contropiede. Da lì può segnare. Qui deve tirare. E supera il portiere, insacca, un gol molto importante. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Il Parma può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Palla in profondità sulla fascia. Prova la giocata nello spazio. Bella apertura. Occhio al tiro. Eccola la rete! Un 1-2 veramente da KO.
Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Si riparte dal 3-0. Rodrigo con la palla alta sulla fascia. Gaia scatta verso il pallone. Prova di testa. Pallone regalato. Ci prova di nuovo. Va sul rimbalzo. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due reti. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Ci mette il piede e conquista il pallone. Prosegue nella sua corsa. Cerca lo spunto. Palla intercettata. Orellana. La gioca in profondità. Rodrigo. Cerca la profondità, sulla fascia. Prova il filtrante. Orellana. Primo tempo che finisce qui. Abbiamo assistito a 45 minuti dal ritmo forsennato. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. Ci sono due gol a separare le due squadre alla fine del primo tempo. 3-1. Tutto però ancora possibile perché il calcio è strano. L'azione è già ripresa. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Con Dogbia. Orellana. Va via in profondità. Vuole la profondità. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Maxwell. Feisa. Fabiano mette il turbo. Colpisce! Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Fabiano ha cercato il gol, non ha avuto fortuna. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Feisa. Gonzalo Castro. Il Valencia non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze. E fa colpire di testa! È mancata un po' di precisione. Il Valencia deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Gaia. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Ha segnato e i tifosi gli tributano un giusto applauso. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria.
Intercetta il passaggio, pericolo. Gaia. Rodrigo, non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Cerca un compagno. Angioni cerca la fondo sulla sinistra. Cerca il numero. Attenzione! Ecco che fa il tiro! Fernandez! E qui falliscono una grande occasione. È andata esattamente come prima. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Zazza! Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Cerca spazio. E l'arbitro chiude qui la partita. Valigie pronte. Secondo turno, arriviamo. C'è ancora molto lavoro da fare, ma intanto si sono portati avanti con i compiti. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio.